bentornati su Officina del Pilota. Volevo montare le Toyo R888, ma alla fine ho scelto le Michelin Pilot Super Sport, pneumatici che avevo montato anni prima sul BMW M3 46, con i quali mi sono trovato davvero bene. Siccome la Mini io la guiderò principalmente su strada e a volte piove, ho pensato che la Pilot Super Sport fosse la scelta migliore, paragonata alla R888, che è una gomma slick, diciamo. Una gomma tra l'altro molto rumorosa e quindi per un uso quotidiano di tutti i giorni sicuramente non comodissima. Considerando anche il fatto che la Pilot Super Sport è una gomma dalle prestazioni eccezionali con la quale si può andare in strada, sotto l'acqua e anche a fare un track day, alla fine ho scelto quella. Se ci tieni, se vuoi montare una gomma performante sulla tua auto, è giusto anche che tu lo faccia nella maniera adeguata. Vediamo come montare gli pneumatici nel modo migliore insieme a Luigi Ciardullo di Ciardullo Gomme. Buona visione! Carino, no? Sì. Perché ho scelto Pilot Super Sport? È una gomma che tiene la strada in maniera impressionante. Ti trasmette una sensazione di guida esaltante ed è anche molto sicura. Detiene il record di frenata ad elevata velocità. È il successore del già pluripremiato Pilot Sport 2. È un pneumatico concepito per vetture ad alte prestazioni. Ecco perché l'ho scelto. Non so se ci hai fatto caso, ma sono stati fatti tanti test su questo pneumatico, anche nelle riviste più importanti. Sono state fatte tante prove su strada e lo pneumatico si è distinto per avere delle traiettorie molto precise in curva, una ottima progressione in accelerazione, quindi in uscita curva, avendo un ottimo grip, sia su asfalto asciutto che bagnato. Abbassando la pressione tu c'hai più grip a terra e quindi la macchina senti che è più piantata, e rimanendo un pochino più alto dietro tende a scivolare, in modo che ti accompagna la curva in uscita. Queste gomme sono state prodotte la 47esima settimana 2020, quindi sono molto fresche. Diciamo, non è che possiamo pretendere che ce le fanno una settimana prima e una settimana dopo, assolutamente. Eccolo qui, 47-20. C'è scritto DOT. Esatto. E da Valle Lunga torniamo nel mondo reale. Stanno a girare a Valle Lunga con la Trueno. Come va? Sta tutto di traverso. La coppia di serraggio giusta serve comunque sia per avere una giusta tenuta di strada. Chiave dinamometrica. Qui ne ho una della Wurt, bella e buona. In descrizione qui sotto ti lascio tre opzioni per acquistarle, dalla più economica tipo 50 euro fino ad arrivare a questa qui che costa 180. A cosa ti serve la chiave dinamometrica? Bene, mettiamo il caso che tu voglia lavare i cerchioni molto bene nella parte dietro del cerchio, quindi li devi smontare. Nel momento in cui li vai a rimontare, è giusto che tu rimonti i bulloni con la giusta coppia di serraggio che riporta a casa madre, perché devi sapere che ogni cerchio necessita la sua coppia di serraggio. I bulloni devono essere stretti tutti nello stesso modo. In base alle regolazioni che trovi qui girando questa rotellina puoi cambiare la coppia di serraggio, i chilogrammi, il quanto lo devi stringere, insomma ci siamo capiti. Senti che bel suono che fa. Quindi io ti consiglio di comprarne una, qui sotto in descrizione ti lascio tre opzioni. Andiamo avanti. Adesso controlleremo i pesi della macchina, il peso totale e il peso distribuito per la singola ruota. 1107.
1102. È il momento della verità, vediamo quanto pesa effettivamente questa macchina. ...1123,5. Però i pesi sono ben disposti, perché ha 3,54 a sinistra e 3,63 a destra. Calcolando che comunque sia, quando entra il pilota, qui aumenta di peso. Quindi tutto sommato è abbastanza bilanciata. Vedi come sale? Eh sì, dobbiamo dargli un po' più di pressione. È un manometro a bagno di glicerina. Praticamente con questo qui vedi la perfezione della pressione, da 0 fino a 2,5. Perché? Perché così l'asticella ha meno tensione e diventa più precisa. Vediamo essere. Ok. La sentirei molto più reattiva con il tipo di convergenza che ti farò. Questi bracci aggrappano direttamente sulle gomme, nel modo che non va a intaccare sul cerchio e non lo rovina. E far sì che la compensazione venga perfetta senza che tocco le ruote, altrimenti toccando le ruote potrei spostare dei dati e mi dà dei valori sbagliati. Have you seen the eyes? Accendiamo, che sennò il servosterzo non funziona. Ok, perfetto. Okay. Perfetto. Adesso possiamo cominciare a fare la convergenza. Dai dati che ho, il volante mi risulta storto leggermente verso destra. Il posteriore, qua dice 1,6. Chiuso, e qua dice 2,7, quindi ci sta un millimetro di differenza, che è tanto sul posteriore. Ah, e qui la campanatura posteriore destra, che è oltre i limiti che dovrebbe stare. Allora, la casa costruttrice ci dice che deve stare da meno un millimetro a massimo, meno un grado a massimo di meno 2 gradi. La sinistra è perfetta perché sta a meno 1,67, mentre la destra sta a meno 2,37, e quindi la differenza è parecchia, è quasi di un grado, stiamo a 0,70 di differenza. Quindi cerchiamo di ottimizzare questa se è possibile e di allineare anche la convergenza posteriore. Allora, adesso stiamo regolando la convergenza, mettiamo dritto il volante e ti faccio una convergenza a uso stradale. Al momento in cui vorrai andare in pista, vieni e facciamo gli angoli per andare in pista. Però prima devi cambiare i gommini qui dietro, i siren block, e di mettere i power flex, perché sennò quando freni la prima frenata la macchina si apre completamente e lavora molto 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 male. Sì. Sì, allora 1,7 e 1,7, perfetto. Ragazzi, Luigi lo trovate su questi profili qui, sia di Instagram che Facebook. E io intanto ti ringrazio, e adesso la macchina sarà una cosa spettacolare. Una lama. Grazie Luigi. A te. Alla prossima. Sì, alla ciao. Prossima. Ciao ragazzi.